Questa idea, questo progetto ha trovato fin da subito l'interesse, direi anche l'entusiasmo del presidente Zanetta e della dottoressa Enoch, che non può essere presente oggi, ma come se ci fosse. Quindi entrambe le fondazioni, Fondazione BPN per il territorio e Fondazione Carico, si sono interessate fin da subito a questa iniziativa. Allo stesso modo anche la provincia di Novara, con addirittura 3 assessorati, assessorato alla cultura, assessorato alla sicurezza e l'assessorato all'istruzione, ha dimostrato interesse per l'iniziativa, e quindi siamo riusciti, incontrando poi alla fine dello scorso anno tutta una serie di attori istituzionali del territorio, a costruire un progetto vero e proprio che oggi siamo qui a presentare. Noi non vogliamo fare gli investigatori privati, è chiaro che però vogliamo usare un cannocchiale su un fenomeno, quindi mettere insieme tutto ciò che le varie fonti già presenti ci mettono a disposizione, quindi che siano fonti istituzionali, che siano le relazioni della DIA, della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione di Storia Antimafia, i rapporti con mafia di Lega Ambiente, chi ne più ha più ne metta, che siano fonti giornalistiche, che siano il lavoro che già Libera fa sui beni confiscati, che siano anche la raccolta di eventi, testimonianze, piuttosto che interviste a chi queste questioni le affronta da anni, magari mettendo al servizio la propria vita. Il mondo della letteratura, insomma cercare di essere un collettore affinché ci sia approfondimento su questi temi e non superficialità. Molto spesso si parla di queste cose senza sapere di che cosa si parla, e c'è un livello che è spesso fermo alla cronaca, per cui leggo un articolo su queste faccende e mi improvviso esperto, quando invece sappiamo che è una questione, ripeto, che attraversa tutta la storia d'Italia e ha delle implicazioni complesse. Quindi vogliamo aiutare a fare un percorso verso l'approfondimento, il superamento di 2 pregiudizi che si hanno quando spesso si affronta la questione delle mafie. Il primo pregiudizio è che si tratta di una storia di brutti, sporchi e cattivi, e che quindi che riguarda soltanto alcuni personaggi feroci, capaci di qualsiasi nefandezza. Questo è il primo pregiudizio che dobbiamo superare quando parliamo di mafia. E il secondo pregiudizio è la questione che sia un fenomeno che riguardi soltanto alcune regioni del nostro paese, in particolare 4-5 del meridione. In realtà so che chi è minimamente informato sulla questione sa già, soprattutto per quanto riguarda il secondo pregiudizio, che non è così. Come Libera crediamo, insieme a tanti magistrati che si sono occupati della lotta alla mafia e all'andrangheta in questi anni, a pensatori, sociologi che hanno affrontato questo tema, che si tratta soprattutto di un problema che affligge la classe dirigente del nostro paese. Cioè la mafia è mafia, non una semplice organizzazione criminale, perché è capace di stringere relazioni più o meno strette e di varia natura in base al periodo storico, al contesto, con il mondo economico, con il mondo sociale, con il mondo della politica e spesso purtroppo con il mondo delle istituzioni.